Buongiorno a telespettatori e telespettatrici di Telegarda. Oggi mi e il Beppi siamo in trasferta ad Rho, ridente cittadina amena dell'Alto Garda, a 5 km da Arco. Siamo nella zona della Prugna, anche se qui da Trent, sbagliando, i che chiama Susina, però questa qua è la famosa Brugna di Rho, che non ha niente a che fare con la Brugna che gana il parafango della macchina del Beppi. Allora, noi siamo qua perché da un paio di anni a sta parte qua, causa la caduta del prezzo delle brugne, tutta la zona ha tagliato fuori le brugnere, ha cambiato produzione, ha messo uva, ha messo pomi e ha cambiato. Però tutto questo l'ha causato anche un problema di smaltimento, perché tonnellate e tonnellate di zocca di brugnera, sì, che noi sa, come smaltirla. Allora noi abbiamo mandato uno dei nostri botanico presso la famosissima Università de Paton, che è qua vicina, no? Per vedere di risolvere proprio il problema sia del smaltimento oppure dell'opportunità di trasformazione di tutte le raiz che gane le brugne, magari aumentando anche un valore economico che può derivare anche da questa trasformazione del prodotto. Bom, allora andiamo a vedere il risultato che ha Gavest, studio del nostro botanico. Eccoci arrivati. Ora stamattina siamo ospiti del Mauro Luterotti, titolare dell'Agritur Santa Lucia e fra l'altro lei assessore al comune di Rho all'agricoltura. Ecco, perché siamo qua? Buongiorno. Ciao. Buongiorno Mario. Buongiorno. Perché siamo qua? Perché qua è una delle zone, ad esempio, come dicevo prima, dove chi ha tagliato fuori tutte le bruniere e ha messo chi è l'uva, dall'altra parte che sono i pomeri. Ecco, questa è, non dico la zocca, perché il Madilla assessore sta attento che si madrota di ciocca. Questa è una ciocca della bruniera. Allora, voi sapete che dalla ciocca delle brugnere vengono le raiz. E dalle raiz, ad esempio, di quella del rabarbaro, gli fa fuori l'amaro per digerire, no? Dopo il ginseng gli fa il caffè. Dopo che l'olio di argan, che serve per tirare la pelle. Lui assessore si tira la pelle con ma l'olio ancora di argan. No. Ancora no. Allora, la jojoba è per il cuoio capelluto. E invece per arrestare i cavei sarebbe benissimo che basta le piastrelle del bagno qua di Vantera. Allora, questa è la zocca, la ciocca della bruniera, e adesso fa venire il nostro tecnico che ne spiegherà il risultato che l'ha ottenuto dall'estratto da parte delle raiz delle bruniere. Buongiorno dottore. Buongiorno, ciao Mario. Buongiorno dottore. Mi pare un dottore che conosco all'ospedale, che scomincia per A e finisce per I. Non sono lui. Ne spiega allora cosa è successo. Allora, dopo ore e ore e notte perse a studiare, siamo arrivati a un dunque, diciamo. Abbiamo scoperto, come diceva Mario, che dalle radici delle piante si può ottenere delle grandi cose. Allora, per esempio, con questa cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo ciappato queste radici qua. La deve averga almeno 20-25 anni, non più giovani, se non funziona. Se taglia proprio le radici, se le mette in un pentolone grande, di una boidora, chiamila come vuole, e se fa, se le fa boire tanto, se le slambica, come lambica, insomma. Cioè, come ti tiri fuori la grappa, tanto per come dire. Quando che si feva la sgnappa, questi anni, lambica, serpentina. In Slovenia, il mio amico Ugo Beppi dice che dalle raiz vei fora, dalle raiz della bruna vei fora la slivovis. È una roba simile. Perfetto. Okay. Però forse è un po' più condensata. Sì, perché questo. Se no, far la bala con quella grappa di brugna, ecco, sempre uguale. Questo però resta un concentrato talmente. Concentrato proprio, giusto, se bravo. Sarebbe concentrato. Che è ho spenduto soldi per farlo studiare io. Con l'aggiunta dei particolari prodotti naturali che adesso pian piano vi faremo vedere, potremmo farvi vedere subito. Ecco qua, che tutti i prodotti che va aggiunti a questa essenza di radice, che
si forma un unguento, una papeta. Scusa il suo dottore, ma mia il Mauro, potete dropparlo questo unguento qua? No, assolutamente no. Allora, questo lei è un prodotto esclusivo solo per uso femminile, per sì, allora mia è l'assessore che ti ha importato le stock e niente. Niente, voi vedremo niente. Adesso in che si sì, ma come si usa le stock? Allora, perché... vi spiego come si usa. Allora, prima di tutto, il prodotto l'è diviso in tre fasce. Che è la fascia giovanile, la fascia media età e la fascia over. Anziana. Sì, però, scusa un attimo, perché mia e Luca... Lui, ad esempio, ieri che ha mal di spalla, la sua sposa l'ha messo la crema su per la spalla e tu, no? Mi posso spalmarlo? Assolutamente no! Cioè, ecco perché... Per la signora, perché non posso? Perché vi spiego, il prodotto lei fornì con un kit di applicazione. E se lo spalma non, che succede? Può avere degli effetti, smisciamento di ormoni, una roba che è meglio non fare. Allora, è quasi pericoloso. Anche all'assessore con la sua donna, niente. La deve arrangiarsi. La deve arrangiarsi con quei particolari attrezzi. Lei deve sapere, perché è un prodotto nuovo, non è che potendo sapere... Se lo comprano, può venire dei brazzi grossi. Ecco, può essere, sì. Allora, vi spiego, sto prodotto, come dicevo, va usato con delle fasce d'età. Allora, diciamo che dai 18 ai 25 anni va usato in particolare pennellino per spalmare sto prodotto dove va beh, no. Che sarà scritto sarà la signora le perdone perché ha scritto la seconda fascia che lei dai 25 ai 40-45 che vuole un altro pennellino che sarà del che kit che è questo il pennellotto dai 45 ai over in su va usato questo pennellino. Ma c'è un consumo enorme che... Ma che viene a fare delle confezioni apposta da... Grande. Pucciarghi dentro da di gente. Perfetto. L'eventuale pennello giusto. L'amico Mauro, potete dirne contenti della spiegazione che ha dato il dottor? Allora, esaudiente, diciamo. Da come ti ha mai di prima il prodotto venirà messo in vendita da speciale Carlo Tamanini con la settimana che certo. Lei, però alle signore che ha dei problemi un po' più lunghi, no? Che è la possibilità presso il Beauty Farm dell'Agritur Santa Lucia di fare a prezzi stracciati. Anche perché dobbiamo lanciarlo. Certe volte ti può intervenire anche a te come assessore su queste robe qua. Bon, allora rivalutiamo anche il discorso però del frutto. Perfetto, anche di quello, perché di quello esatto. Che è rimasto anche perché frutto di nicchia. Perfetto, anche perché riutilizzando tutte le ciocche, no? Magari che l'aumento anche del produttività della zona, e diminuzione del inquinamento. Allora, esatto. da parte de mi Telegarda, il dottor Telegarda, il Beppi Telegarda e l'assessore all'agricoltura del comune di Nero, ne auguriamo che il problema venga portato urgentemente in giunta, parlando anche col sindaco Fravesi, senatore, e risolvere il problema delle ciocche delle bruniere. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti.